il Granduca Leopoldo e tutti i collaboratori che oggi vediamo come dei monumenti lì nelle piazze, che ci vediamo raccontare come degli esempi, a volte fermi come se fossero in naftalina, erano giovani, avevano poco più di 20 anni, si trovavano in un mondo che non voleva cambiare e loro lo volevano cambiare, e come sempre accade le loro idee sembravano strane e assurde. Lo spoiler è che effettivamente questo piccolo pezzo di mondo lo hanno cambiato davvero, e questo sì, ci parla davvero molto adesso. Cambiare, bonificare, giustizia, educazione, confini e bellezza inaspettata. Questi i titoli dei video che attraverso il filotelling, filosofia e racconti hanno rappresentato agli studenti delle scuole medie di Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino la storia del Granduca Leopoldo di Toscana e delle sue moderne riforme in occasione della festa della Toscana. Forse è un omaggio a questa terra, la Val di Chiana, che deve molto a suo padre, il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, il sovrano filosofo. Prima volta che i due istituti diretti da Yasmina Santini organizzano un evento in presenza dopo la pandemia. Sì, è la prima cosa veramente stamattina, è l'emozione di riaprire l'auditorium con un evento in sicurezza, ma che ci permette di festeggiare la Toscana, la nascita della Toscana, le politiche, le scelte del Granduca Leopoldo che hanno fatto di questa terra una terra così ricca di tradizioni, così ricca di cultura da essere un esempio per tutto il mondo, e un desiderio veramente, il sogno della Toscana è un sogno che non nasce dalle spiagge tropicali ma nasce proprio dalla cultura della Toscana, e è di questo che dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo rendere consapevoli i nostri ragazzi. Attraverso il progetto della Festa della Toscana, che quest'anno aveva il titolo Terra di Libertà, è stato fatto un grande lavoro da parte dei ragazzi che oggi finalmente riusciamo poi a restituire in presenza. È il primo evento in presenza, quindi c'è anche una certa emozione. La Toscana è terra di diritti e è necessario proprio ripartire dalle giovani generazioni, perché ogni giorno con la massima consapevolezza li coltivino e quindi contribuiscono a fare una società piena di diritti, di libertà, di giustizia e di pace. E credo che la Festa della Toscana sia uno dei momenti di grande riflessione che possono cogliere. Pietro Leopoldo in particolare ha fatto la differenza, vuoi per tutte le riforme che hanno caratterizzato il suo governo, partendo ormai dalla notissima abolizione della tortura e della pena di morte, ma direi anche dalla bonifica della Val di Chiana, dalla costruzione delle case leopoldine, appunto così chiamate, con un'attenzione soprattutto alla sua collettività, al suo popolo, in maniera proprio illuminata, e non ultimo il fatto che sia stato anche attento a tutta la scienza, alla ricerca, tant'è vero che lui seguì con attenzione tutto il processo sperimentale della vaccinazione contro il vaiolo, tant'è vero che proprio lui stesso si volle vaccinare in maniera direi proprio ante litteram. Un racconto audiovisivo che indubbiamente cattura l'attenzione dei ragazzi e sul quale verrà chiesto loro una riflessione per gettare il seme del cambiamento. Per me è stato estremamente facile, perché io ho semplicemente potuto usufruire delle immagini, delle bellissime immagini degli amici di Arezzo TV, quindi è stato mettersi dall'altra parte. Io solitamente sono un autore che gestisce totalmente la propria filiera creativa, è stato molto interessante perché ho potuto vedere appunto con lo sguardo di altri, e allora mi sono divertito a cucire su un tessuto già, voglio dire, predisposto, tutta una serie di sovraimmagini che raccontano quello che Marco Montanari e Silvia Martini hanno sintetizzato per quanto riguarda le innovazioni, le grandi innovazioni che il Granduca Leopoldo ci ha lasciato. Capire la modernità, la straordinaria modernità di questo personaggio del Granduca filosofo che ha investito veramente in tutto quello che poteva essere una riforma sociale, quindi vista da ogni punto di vista, dal punto di vista della giustizia, dell'agricoltura, dell'educazione, un percorso a tutto tondo per l'evoluzione dell'essere umano.